Vediamo un po', qui hanno costruito per raccogliere le acque piovane dalla città, hanno speso molti quattrini. Vabbè, è vuoto, è vuoto. Vuoto. Le acque arrivano di là e vanno di là, poi si stagnano. L'hanno fatto un anno fa. Però qui hanno fatto una bella cosa di là, anche con un piccolo laghetto privato. Ecco, piccolo laghetto privato. E già. Il tempo qua in Francia è sempre così. Ma non ci lamentiamo mica della pioggia. Andiamo in macchina e poi parliamo di quello che ha detto Valetti Maurizio. Sull'amicizia, e Bischerato anche, che hanno parlato di amicizia. Adesso vado in macchina. Macchina, siamo in macchina. Adesso andiamo, facciamo l'automarcia. Allora, sentivo su YouTube il discorso d'amicizia. Molti rimangono perché non se l'aspettano. L'amicizia era una volta, quando c'era povertà, quando eravamo tutti uniti. Oggi gli amici pensano ognuno al suo orto, non penso agli altri. Quando c'hai i soldi, quando paghi, perché quando ero in Italia l'usanza era con gli amici, oggi pago io, domani paghi te. Poi quando si sapeva che uno aveva difficoltà o che ha perso il lavoro, allora si chiudeva un occhio. Ma il problema è che quando tu dopo chiudi l'occhio, poi c'è certa gente che ne approfitta. Allora fa finta di niente, si nasconde, non ti paga più niente, noi come scemi, io e altri, abbiamo pagato, ne ho subito di tanti di quella gente lì, e ti pronuncia la parola famosa a buon rendere, col cazzo a buon rendere. Oh, questi personaggi, passo prima, questi personaggi poi di nascosto si fermano oppure scappano prima, perché noi come autisti avevamo anche amici, lei che quello scappava e si fermava per conto lui perché non voleva più pagare, ma nessuno, non c'è nessun obbligo di pagare questi amici. Se tu scegli di stare in un gruppo, tu sai che il giro è per tutti. Se non vuoi stare con questo gruppo, non accettare che uno ti offre qualcosa, come io adesso in Francia, io non accetto. Quando mi invitano al bar dicono di no, grazie, ma non accetto perché so che anche qua è così. Poi, quando tu stai bene, ma questo qui in generale, che sia gli amici, anche familiari, quando tu lavori, le mosche cominciano a girare intorno a te, il tuo amico comincia a parlare dei suoi problemi, poi ti chiede 10 euro, se mi puoi prestare 10 euro, con la speranza che poi te lo rende, poi dopo una settimana con difficoltà te lo rende e dopo 3 giorni dopo te ne chiede 20, che mi è capitato a me. E quando ti dice
Io te le rendo, passa 3 settimane, niente. Poi la quarta, gli devi chiedere tu, ma questi 20 euro, quando me le dai? Ah, tieni, non appenderti, mi sono scordata. Ah, ti sei scordato. Ti sei scordato. Per dire com'è la faccenda. Anche quando eravamo al porto, a Ravenna, quando ero al porto, allora c'erano quelli che avevano famiglia. Allora per 9 euro si pagava la mensa. Ma sempre a buon rendere, sempre a buon rendere, e alla fine lo prendi nel babà. Quando tu hai dei problemi, loro non ci sono più, non le vedi più. Io avevo tanti amici in Italia, ma purtroppo con l'andare del tempo, se non chiamavo io, loro col cazzo ti chiamavano. Eppure ci vedevamo quasi tutti i giorni, eh? Poi più niente, ti devi solo contare su te stesso, questo è il fatto. Perché se tu sei troppo buono, te lo mettono dopo nel culo e poi ti dico, ah, ma sei tu che hai offerto, sei tu che hai voluto, io te l'ho chiesto. Come uno là, un francese, ci conosciamo perché siamo qua vicino, mi fa, avrei bisogno di 80 euro per i miei figli, per la mensa. Potreste pensare 80 euro, eppure quello lì lo vedo sempre andare, come si chiama, a tabaccheria, a comprare sigarette. E lui ha detto, va bene, se tu hai bisogno di 80 euro, l'amicizia non c'entra mica. Tu mi dai 3 volte un oggetto che ha 3 volte la valore di 80 euro. Come 3 volte? Sì, esempio, mi do la tua televisione oppure il tuo computer. Ah, no, o ti fido o non ti fido, io non mi fido più. Se vuoi 80 euro è così, poi fra 30 giorni me le dai indietro perché è tuo, io lo tengo come garanzia. Però poi se tu no, devo sempre stare attento alle macchine di dietro, vanno sempre vicino al culo, io cane di merda. Oh, se è possibile sa. Ma cosa dicevo? Ma arrivano gli altri. E gli avevo detto 30 giorni, poi te lo riprendo, più presto mi dai i soldi che ti ho prestato senza interesse e più presto recuperi il tuo computer. Vabbè, ma non lo devi usare, eh? L'ha messo nel cartone, abbiamo controllato, ma si è girato il cartone, ha firmato tutto. Avevo preso un strumento, adesso non lo posso dire perché lui guarda i miei video. Passa un mese, prima di un mese, e l'accordo era 30 giorni. E questo tipo qui ci incontravamo spesso nei boschi, perché abbiamo la stessa passione a natura. E gli faccio due colpi di telefono, non mi risponde. E ho detto, bene, a questo punto questo è mio. Visto che il valore è 3 volte quello che gli ho prestato, è di mia proprietà, l'accordo è stato firmato. Mi viene dopo 20 giorni, viene la sua amica, qui chiamano la copin, l'amica, non dicono fidanzata, l'amica. Mi viene, sono venuto a recuperare quell'oggetto qua che tu, che ti ha prestato, insomma. Non posso dire il nome perché magari mi denunzia anche. Io gli dico, guarda che lui non mi ha prestato niente, eh. Gli ho detto, guarda che lui non mi ha prestato niente. Ah no, non è possibile che non ti ha prestato niente. No, lui me l'ha dato in garanzia. Scusate, ogni tanto mi fermo perché devo stare attento. No? Lui me l'ha dato in garanzia, io l'ho prestato quegli 80 euro. Sì, ma questo costa 3 volte di più, io lo so che costa 3 volte di più. Però il patto era chiaro, entro 30 giorni doveva ridare la, come si chiama, i miei 80 euro senza interesse. Beh, adesso te le do gli 80 euro. No,
tu non mi dai 80 euro, tu adesso mi dai 140 euro. Come 140 euro? Questo apparecchio ho pagato 190, mi ha detto. E adesso ti dico, no, le 80 è il prestito che ho dato. La differenza è, sono gli interessi adesso. Così la prossima volta impara a, come si dice, impara a chiedere soldi e non rispettare gli accordi, per ridire, voilà, allora attenzione, cioè ormai l'amicizia è finita. L'amicizia è finita. Lo vedo anch'io qua, anche qua, io abito in un ex albergo, poca confidenza io do. Più confidenze ti dà, più ce l'hanno in casa. Poi magari prendono la tua casa per un bar, eh? E soprattutto che io sono tipo che sono allergico al fumo, dunque non permetto a nessuno di fumare. Allora comodo, loro dicono, beh, passiamo da Allen, così ci offre da bere senza andare a bar, e senza andare a bar, così la beviamo gratis, una volta va. E stanno 2-3 minuti perché poi con la scusa della sigaretta escano, e col cazzo, mio Dio. Quelli due li ho detto. Qui non è un bar. Venire tutti i giorni a rompermi i coglioni con le vostre cazzate. E vi bevete la birretta e poi andate via. Ma vada via, che quando vengo da voi non c'hai tempo, devo andare lì, devo andare di là. Ah no, no. Per questo che dico, l'amicizia. Non so se oggi si può dire, si può contare su una mano, non lo so questo, perché con la crisi che c'è, con tutte le cose, la gente è cambiata. E questo è il sbaglio, la gente, ognuno pensa per se stesso. E io adesso sono così, penso a me stesso, non penso anch'io così. Ero andato lì da un amico lì, ma ho visto che non c'è la macchina, pazienza. Come ho detto, è così. Amicizia, se ti prendono per tappabuchi e per interesse, meglio lasciare perdere. Rispondi subito, chiare, metti subito le punti sulle i e basta. Questo fatto. Allora, adesso vado a fare una piccola passeggiata nel bosco, il mio solito bosco, questo qui, il solito bosco che vedete lì a sinistra, la Germania. Detto centinaia di volte, una piccola passeggiata, poi entro, poi questa video la controllo se è andata bene o no, se è andata bene la metto in onda, se no questo qui che vedete lì è il pozzo di acqua, quello lì blu verde, voilà. Il mio parcheggino come al solito. Allora, comunque avete capito, Biscaraschi e cosa, come si chiama, Maurizio Valletti. Ognuno pensa a sé, e se non hai più niente, ti scordano. E ti dicono, come la solita parola, a buon rendere, su cazzo a buon rendere. Allora, con questo video io vi saluto, faccio la mia passeggiatina, ci sentiamo alla prossima video. A saluti, ciao ciao. Stavo, ho tolto la... ce ne sono anche qua, eh? Vedete? Stavo a togliere la telecamera lì e sono passati loro. Ok, un saluto di nuovo.